fianco di Pomuvre abitano bambini, anziani che saranno costretti ad alzarsi alle 5 di mattina e andare a dormire alle mezzanotte. Sì, perché il servizio è attivo dalle 5 alle 24. E vi garantiamo, e potrete essere, diciamo, tutti invitati tranquillamente a venire ad ascoltare, che non si dorme quando passa la navetta. La navetta passa ogni 4 minuti. L'inquinamento acustico prodotto dal transito delle navette sulle persone residenti, sia nelle adiacenze che proprio in prossimità della struttura, non consente assolutamente il riposo. Cara amministrazione comunale, signor sindaco, come pensate di tutelare la salute dei cittadini? Sono più di 2 anni che abbiamo pre fatto presente il problema e sono 2 anni che l'amministrazione comunale ribatte presentando i dati delle rilevazioni prodotte dal gestore, nota bene dal gestore, e che comunque sono al limite del valore massimo ammesso dalle norme acustiche. Non è un dato indifferente. Vogliamo raccontarvi anche una cosa che rido per non piangere, ma è veramente fa venire la pelle d'oca. La proposta che per risolvere il problema del rumore vanno cambiate le finestre e montato un condizionatore per stare chiusi in casa. Sì, la proposta è di chiudervi in casa, chiuderci in casa e così quando passa non sentiamo il rumore. Ma chi le inventa? Io mi domando, noi ci domandiamo, ma chi le propone? Non ha un po' di vergogna? Ma prima di scrivere non ci si pensa. Questa è l'amministrazione di cui ci dobbiamo fidare, i funzionari, i dirigenti di cui ci dobbiamo fidare. Fa preoccupare questa cosa. Il diritto al riposo è insindacabile. E noi riteniamo che lo sia ancora di più la difesa della qualità del vivere, caro sindaco. Vogliamo raccontare a tutti, davvero, visto che ci pare che ci rimanga solo dover andare a chiedere giustizia nelle sedi competenti, civili e penali, ed è molto triste tutte le volte arrivare sempre a questi estremi. E lo ricordiamo che quello che sta capitando a noi e che stiamo vivendo, domani potreste viverlo voi, potrebbe viverlo qualunque cittadino del comune di Bologna. Dovrete essere molto attenti, come lo siamo stati noi, e confidare che almeno l'amministrazione prima o poi cominci a pensare e rispettare che la qualità del vivere di chi vive la città davvero è importante e non si può presumere dal difenderla e fare attenzione a rispettare il più possibile.